Cosa sono il TAN e il TAEG? I due elementi fondamentali che ci servono per capire se un finanziamento per acquistare l'auto, ma anche un qualsiasi tipo di finanziamento, va bene, se è conveniente e soprattutto quale scegliere, perché il finanziamento, come abbiamo già detto altre volte, va preso come un prodotto qualsiasi. Bisogna farsi fare dei preventivi ed è sulla base del TAN e del TAEG che bisogna fare la scelta migliore. TAN significa tasso annuo nominale e TAEG tasso annuo effettivo globale. Sono i due elementi fondamentali da considerare e soprattutto bisogna guardare il TAEG perché è quell'elemento che ci fa capire quanto ci costerà il finanziamento alla fine di tutto, a conti fatti. Il TAN invece è la quota di interesse che va ripagata su base annuale, quindi ogni anno di finanziamento, sulla quota di capitale che è stato rimborsato. Ad esempio un prestito con un TAN al 20% garantirebbe appunto il 20% degli interessi al creditore se il pagamento degli interessi venisse fatto in un'unica soluzione, quindi tutto in una volta sola. In caso invece di pagamento rateale, magari su base mensile come avviene per un finanziamento auto, allora in quel caso alla fine di tutto il tasso effettivo è superiore, non è del 20% ma è superiore. Ed in questo caso entra in gioco il TAEG. Il TAEG è un tasso virtuale, di fatto potremmo chiamarlo così, comprende tutte le spese necessarie alla gestione e all'apertura della pratica di finanziamento. La funzione del TAEG quindi è quella di indicare quanto alla fine di tutto il finanziamento ci costerà. Se ad esempio decidete di acquistare un'automobile con finanziamento, in concessionaria devono darvi un documento precontrattuale. In questo documento precontrattuale devono essere indicate nel dettaglio specificatamente tutte le spese necessarie a gestire e ad aprire il conto di finanziamento. Quindi il TAN misura gli interessi da pagare annualmente per il prestito. Il TAEG invece misura il costo comprensivo di tutte le spese del finanziamento. Tra TAN e TAEG è meglio guardare il TAEG, perché più basso è il tasso di interesse indicato alla voce TAEG, più sarà conveniente il finanziamento. Quindi, vi ripeto, fatevi fare una serie di preventivi, non fermatevi al tasso zero, che di solito si riferisce al TAN, ma guardate qual è la somma di interessi richiesti sotto la voce TAEG. In questo modo capirete quanto vi costerà il finanziamento. Come sempre, lasciate un mi piace, iscrivetevi alla nostra pagina e mandate questo video ai vostri amici se stanno pensando di acquistare un'automobile con finanziamento. Noi ci vediamo alla prossima su DriveK, mi raccomando, non perdete tutti i nostri video.